Viaggio di Gaspare, una fiaba scritta dalla classe prima A dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Montecalvo in Foglia. Coordinamento testo professoressa Francesca Caroni. Legge Maurizia Gregori. C'era una volta in un paesino dell'entroterra toscano, al confine con le Marche, un giovane pittore di nome Gaspare. Un bel ragazzo che adorava dipingere i paesaggi con i più svariati colori e che aveva un sogno: realizzare il quadro più bello del mondo. Era stato trasformato in un coniglio nero come la pece da Rudy, un bambino che sembrava tanto dolce, ma che poi si rivelò essere un ognomo perfido, allontanato dalla sua gente proprio per questo motivo, la sua crudeltà. Rudy non aveva reso nero solo Gaspare, ma aveva reso nera tutta l'intera vallata del Metauro, perché detestava i colori. Ma questo fu il suo ultimo terribile incantesimo. Il popolo, infatti, lo catturò e lo condannò a morte. Gaspare, deciso a riprendere le sembianze di ragazzo e a far tornare la vallata del Metauro colorata, si mise in cammino perché aveva sentito degli anziani saggi parlare di una fata che viveva ad Urbino, in grado di annullare gli incantesimi. Prima di arrivare a Bocca Trabaria, Gaspare incontrò una cagnolina nera talmente magra, stanca ed affamata che faticava a reggersi sulle zampe. Gaspare, impietosito, divise il cibo che si era faticosamente procurato con il povero animale. All'improvviso, da un cespuglio sbucarono fuori tre palline di pelo. Erano i suoi cuccioli. Loro erano sfuggiti all'incantesimo, essendo nella pancia della madre. Erano di tre colori diversi. Il primo era blu, il secondo era rosso e il terzo era giallo. Essi, per ringraziarlo di aver nutrito e rimesso in forze la madre, regalarono al ragazzo coniglio tre scatoline. Gli dissero di aprirle solo al momento del bisogno. Gaspare ringraziò, salutò la piccola famigliola e riprese il viaggio. Attraversò il valico di Bocca Trabaria, ammirò la splendida Alpe della Luna, che sebbene fosse nera, era ancora meravigliosa, ed attraversando un fitto bosco si incantò nel vedere degli scoiattoli neri che giocavano con lepri nere e caprioli neri, e scorse anche dei lupi neri ed una volpe nera. Giunse a Lamoli. Ripensò con nostalgia a quando era immersa nel verde e nelle colorate montagne dell'Appennino Umbro Marchigiano. Si rifocillò presso l'abbazia benedettina e continuò il suo viaggio. Si addentrò in un bosco dove vi era una folta vegetazione nera, anche abbastanza intricata. Provò ad addentrarvisi, ma venne respinto come fosse una calamita contro un'altra calamita. Disperato, iniziò a piangere. Si ricordò delle tre scatoline e ne aprì una. Come per magia, da quel groviglio si innalzò un fiore bellissimo. Era la robbia di un rosso meraviglioso. Gaspare si avvicinò al fiore e questo spruzzò del colore dai suoi petali, che lo tinse parzialmente. Tutto intorno anche una parte di paesaggio mutò. Si trovò di colpo in mezzo al rosso. Tutto era rosso. Anche una parte di cielo e terra erano rossi. Un po' preoccupato, riprese il suo viaggio. Si lasciò alle spalle il paesaggio rosso e si addentrò di nuovo nel nero. Attraversò Parchiule, dove fece un bagno in una nera e triste cascata. Arrivò a Borgo Pace. Come amava quel paese! Era solito andarci e portarsi dietro tavolozza e pennelli per dipingere il suo amato fiume Metauro, che nasce proprio grazie all'incontro dei fiumi Meta e Auro, e che lì diventano uno solo. Ma dove era finito l'azzurro intenso del suo fiume? Tutto adesso era nero e per la tristezza si mise a piangere. Era triste e sconsolato, così pensò di farsi aiutare dalla seconda scatolina e l'aprì. Da essa
uscì nuovamente un fiore, il guado, che con uno spruzzo di blu lo colorò ancora. Anche il paesaggio intorno a lui si colorò di blu. Cielo e terra erano blu. Con felicità notò che perlomeno anche il suo amato fiume era tornato blu. Questo gli diede la forza di continuare il suo viaggio. Visitò il castello della Pieve, in prossimità di Mercatello sul Metauro. Giunse poi a Sant'Angelo in Vado e, leggendo l'antico nome del paese, Tifernum Metaurense, pensò di essere all'inferno e fuggì a zampe levate. Passò ad Urbania, attraverso il bosco nero dei folletti, e timoroso come tutti i conigli, aprì la terza scatolina per avere un po' di conforto. Ma non vi era niente, o perlomeno così sembrava. Avvicinò il musetto alla scatola per annusarla e di nuovo ne uscì un fiore molto colorato e vivace, la reseda. Ed ecco che uno schizzo di giallo gli colorò il muso. Non solo lui si colorò, ma una cascata di colore giallo invase una parte di paesaggio. Riprese a correre fino a Fermignano, dove salì sull'alta torre medievale dalla quale ammirò la Gola del Furlo. Saltò sul ponte a tre arcate e si diresse verso Urbino. Con le zampine doloranti per la tanta strada percorsa, arrivò nell'antica capitale del Ducato Montefeltresco, Urbino, tristissima e tutta nera. Iniziò subito la ricerca della fata. La trovò nella fortezza di Albornoz. La pregò di farlo tornare ragazzo e soprattutto di far tornare la sua amata vallata colorata. Le disse: «Cara fata, io da te vorrei solo una cosa, che tu facessi tornare la valle com'era una volta, tutta colorata e con tutti i colori al posto giusto. Fai in modo che la terra e il cielo si differenzino e che non siano dello stesso colore. Ridai alla mia valle le giuste sfumature». La fata rispose: «Sei stato coraggioso a venire fin qui, ma se non supererai tre prove, per te non potrò fare nulla». Gaspare accettò e chiese quali sarebbero state le prove, ed ella rispose: «Mangiare 7 peperoncini, superare un campo di acqua e sapone e spazzolare i denti di un drago». Gaspare fece fatica a mangiare tutti i peperoncini, ma continuava ad avere fiducia in se stesso. Superò il campo di acqua e sapone con difficoltà, ma ebbe coraggio e andò avanti. Spazzolò i denti del drago rischiando di morire, ma non si arrese e così riuscì nell'impresa. Nuca, così si chiamava la fata, fece tornare Gaspare, il bel ragazzo che era, e per non essersi arreso davanti a tutte quelle prove, gli regalò una tavolozza magica e un pennello, con i quali avrebbe potuto far diventare realtà qualsiasi cosa venisse da lui dipinta. Il ragazzo, felice per il regalo appena ricevuto, non perse tempo. La prima cosa che fece fu dare una pennellata alla città di Urbino, che subito tornò colorata e meravigliosa come un tempo. Poi ripercorse il suo viaggio a ritroso, colorando tutta la valle. Gaspare camminava velocemente e allo stesso tempo muoveva il suo pennello magico di qua e di là senza mai fermarsi. Voleva che tutti i colori della vallata tornassero quelli di una volta e pennellava con forza nei punti in cui il nero ostentava a rimanere. Come un pittore muoveva il suo pennello e all'improvviso tutti i colori della valle, come per magia, si amalgamarono e ogni cosa riprendeva il suo colore naturale e le sue giuste sfumature. Fu un viaggio di ritorno meraviglioso, che fece forse troppo in fretta per la voglia di far tornare la sua valle colorata, ma che sicuramente avrebbe portato per sempre nel profondo del suo cuore. Era stremato per il lungo cammino e le vigorose pennellate, ma felice, tanto felice di aver realizzato il quadro più bello del mondo, la vallata del Metauro. C'erano una volta
tanti artisti e pittori famosi che, ripercorrendo nei loro viaggi i paesaggi mozzafiato della vallata, increduli e stupefatti di fronte a tanta bellezza, da sempre si domandarono chi avesse mai potuto realizzare quei meravigliosi giochi di luce e quelle sfumature di colori che avvolgevano la valle. La risposta non l'ebbero mai, ma decisero comunque di rendere quella valle protagonista e di immortalarla per sempre negli sfondi delle loro tele.